qui nel nostro loculo marocchino con Zaccaria. Adesso vi faccio vedere un po' la situazione strade qui ad Agadez. Però prendi un vecchio di questi. Esatto, sta qua, esatto, sta tranquillo. Capita Bergamo. Sì, qua è vero, sono tranquilli. Sono tranquilli. Vabbè, l'aria è pulita. Hanno quel vestito qua anche perché c'è sempre il vento che ti copre la testa. Questo è buono. Esatto. E qui davanti c'è c'è un modello di Mercedes 190D che non lo vedevo da una vita, questo qui. E va ancora. Oh, c'è il Big Testy da testare, c'è il Big Testy. Sì. Oh, ma lo sai che una volta ero qui, stiamo entrando verso Agadir. Sai che una volta ero a Cipro. Il tassista aveva un Mercedes, aveva fatto 1,5 milioni di chilometri, capito? Di questi qua. Sì. Sì. Sì, 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 sì. Sai, 100.000, 200.000, aveva fatto 1,5 milioni di chilometri. Mi ha detto uno che aveva rifatto il motore, era arrivato addirittura a 3 milioni, la roba. Però avevano rifatto il motore. Oh, guarda che questi Mercedes vecchi qua, alla fine non hanno tanta tecnologia, cioè sei qui in pianura, cioè questi qui ti possono fare anche 2 milioni di chilometri. No, 2 milioni non lo so, però ti sparano dentro anche se 200.000 chilometri, tranquilli questi qua. Vecchi Mercedes sono dei trattori, sono dei muri. Anche il Carrefour. Potrei andare anche al Carrefour a fare i prezzi. Possiamo andare a fare anche vedere i prezzi al Carrefour. Sì. Si può fare al Carrefour a vedere cosa costa la vita. Per poter vivere in Marocco 200 euro al mese e smettere di lavorare tutta la vita. Bisogna vedere il costo della vita. La benzina costicchia, ve l'avevo detto che la benzina sei 1,5 al litro, mi diceva il tassista. Quindi bisogna girare in bicicletta. Si può smettere di lavorare. Vedi, la benzina è 14,92. Sì, il cambio 1,10, siamo attorno a 1, anche 1,4, sì, è attorno a 1,4 al litro la benzina, perché il Marocco non ce le ha. E qui siamo già più verso la zona centrale, devo dire. Vabbè, qua puoi prendere anche uno scooterino. Sì, puoi prendere uno scooter, bravo, uno di questi qua. Esatto, prendiamo uno scooter e basta. Tanto non è che vedo che guidano abbastanza bene qua. Cioè, devi mettere il caso. Sì, è vero, si può comprare uno scooter e vivi con lo scooter. C'è bisogno della macchina. Lo scooter lei consuma tanto. No, scooter cosa consuma? Ti prendi uno scooter. Quando fai 10 euro un piede. Sì, esatto. Esatto. Adesso noi abbiamo preso un loculo vicino. Qua c'è un centro ottico. L'unica cosa che bisogna informarsi per vivere qui in Marocco è il discorso sanitario, che bisognerà fare qualche clinica, qualcosa del genere. No, Zaccaria? Ti fai la roba assistance come... Sì, te. Devi fare la roba privata, esatto, ci vuole quella privata. Oggi c'è un po' di vento, un po' nuvoloso, cioè guarda che bei parchi giochi là così. Le strade sono buone, tombini quasi a livello, anzi direi anche a livello, quindi si può prendere anche la motocicletta, che intanto con la motocicletta si consuma poco. Vedi, questo qua lo vedi tranquillo, fa la sua camminata. Non ci sono neanche tantissime video scritte sui muri, vedo. Uno scritto Ali Love, vedi, almeno scritto che è una scritta d'amore. Residence Almaid. Già qui vedi, sono già palazzi. Allora qua rispetto alla periferia sono già palazzi più nuovi, guarda, vedi? Vedi? Ma saranno tutti con l'aria condizionata, credo, perché d'estate. No, a parte che non penso che qui d'estate arrivi caldissimissimo. No, sei sul mare. Sei sul mare? Sei un po' come il clima del... Come le Canarie, che esatto, esatto. Qui non fa freddo d'inverno perché domani danno addirittura 27. Hai un clima primaverile, effettivamente sei vicino alle Canarie, quindi il clima è quello. Infatti vedete che fuori non c'hai i condizionatori. Tutte le case non hanno i condizionatori. Ce n'è qualcuna, sì, ma pochissimi. Praticamente zero, un po' come le Canarie, cioè che comunque d'estate non arriva a 50 gradi, 40 gradi. Se è sul vento, se è sul mare, è sempre ventilato. Penso che Agadir è il posto migliore per poter vivere. Agadir, però mi ha detto che Casablanca è più caro, Molto più caro. Mi ha detto che è molto più caro, sì. È tenuta meglio.
Sì, è tenuta magari meglio, però è più chiaro. Sì, non, un pochettino in giro di qualche cartaccia qualcosa c'è, però praticamente poco niente. Se vedete è molto pulito, eh. C'è qualcosina, ma stiamo parlando veramente di poca roba. Quindi come pulizia perfetto, ma anche in periferia, eravamo. Pubblicizzano il Big Tasty, dobbiamo andare a provare sto Big Tasty, perché pubblicizzano il McDo's, allora dobbiamo andare a provare sto Big Tasty. Guarda che adesso è periodo che fanno manutenzione alla strada, vedi, che tagliano tutte le parti, sì, tagliate. Questo qui credo che sia un, cos'è? Reservoir, la riflessione. Beh, qui è pieno anche adesso, poi nella zona di mare è pieno di come si dice, di hotel, resort. Già qua ci sono delle belle case, vedete qua, delle belle villette, case, casette. Però quello che mi piace qua, lo sai cos'è? Per esempio, guarda da parte, c'è anche la pista ciclabile, vedi? Cioè, volendo potremmo anche prendere la bicicletta. Sì, qua è qui bici, per scooter, sì, cammini. Qua per vivere in Marocco ci vuole lo scooter, ti prendi un bel scooterino e una bicicletta e sei a posto. Perché piste ciclabili, c'hanno il marciapiede da parte. Penso che. Ah no, guarda lì, c'hanno una linea per. Sì, esatto, c'hanno una linea. Esatto, c'hanno da parte alla strada, vedete di là, una linea dove vanno le motociclette e le biciclette. Quindi da questo punto di vista è molto buono. Però guardate ora, l'asfalto veramente è tenuto bene, non ci sono buche, niente. Lì sta pulendo, vedete, guarda che c'è la moto, sta pulendo. Sta facendo manutenzione, cavolo, non c'è una virgola fuori, anche qui, guarda qui, questo qui anche qui che fa manutenzione, anche questo fa manutenzione, qui c'è un'altra polizia che controlla, e quello stava, guarda che bello qua, venga, qua è tutto tenuto bene, quindi praticamente se hai la motocicletta devi stare, vedi, fanno, ha fatto un po' come in Germania, sembra un po' di essere in Germania qua, che hanno fatto, cioè la striscia da parte per le moto e in mezzo vanno le macchine, è molto buona, vedi? Guarda come rispettano lì tutti le moto non stanno in mezzo e non fanno quello che vogliono, vedi che le moto stanno tutte da parte qua? Beh, a parte questo che sta sorpassando adesso quello lì, però rispettano abbastanza tutti la segnaletica. C'è in giro molta polizia, quello sì, quello va bene, sempre. Per esempio quella adesso sta sorpassando, però diciamo che tendenzialmente le moto non le trovi in mezzo, stanno, vedi, comunque... che c'è anche la bicicletta, sì, eh? Esatto, eccolo qui con la bicicletta, ma vedi? Ti puoi muovere con la bici o con la moto, esatto, vedi, questo con la bici. Poi vabbè, c'è qualcuno che ha messo le quattro frecce perché magari deve scaricare qualcosa qui. Ah, qui vendono robe tipo ceramica, esatto. Così terracotta, sì, terracotta. Lì c'è uno, no, però non c'è esagerato come traffico. Boulangerie, buse. Qui sono in costruzione, qui stanno. Qui c'è un bar, Société Générale. Ah, beh, questa è la banca francese. Vedete che lì c'è polizia, c'è comunque tanta polizia in giro. C'è molta polizia che controlla comunque, e quindi tutti vanno bene. Nel senso che comunque almeno fa lavorare la gente, vedete là come tengono bene, sono questi carretti che portano questo qui, e qui la frutta sarà buona, banane, quelle robe. Beh, siamo anche vicino a... Sei vicino all'Africa, cioè. Sì, qui ci sarà tutto quel tipo di... Sì. Vabbè, difatti Tenerife è famoso per le banane, lì per la... ci sono i bananeti, ci sono... non fanno le banane, ma quelle piccole, si chiama il platano. Quindi qua il clima è lo stesso. E qua già vedi con la strada più centrale. Sì, questa è già più centrale, vedi, il casco ce l'hanno tutti. Anche se qualcuno, devo dire, di casco magari non è a norma, perché c'hanno ancora il caschettino, però vabbè, intanto però ce l'hanno tutti il casco, Il casco ce l'hanno tutti, ragazzi, qua, Cioè da noi in Italia non portano tutti il casco in alcune zone, Diciamo la verità. È vero o no, Zaccaria? Esatto. Cioè qui il casco lo portano tutti, Qui il casco lo portano tutti. Cioè non fanno quel che vogliono qui, Perché c'è un bel po' di controllo.
anzi questo qui, guarda, qui stanno facendo nuove costruzioni, guarda, guarda questi palazzi, questi sono palazzi in nuova costruzione. Qui, che non sei tanto distante dal centro, sarebbe interessante questi palazzi nuovi vedere quanto costano al metro, poi ci informiamo. Stanno costruendo, quindi ci sarà comunque anche una bella offerta immobiliare, perché penso che anche tanta gente magari si trasferisce. Ha detto il tassista 25.000 euro trovi questi qua, nuova costruzione. 25.000 euro? Perché c'è un tetto massimo. Ah, eccoli, appartamenti nuovi qui 25.000 euro. C'è un tetto massimo. E difatti se tu hai visto quello lì in ciabatte, quello lì era un occidentale, magari uno che si è trasferito qui, è andato a fare la spesa al supermercato e